grazie a tutti. Quando più o meno 3-4 anni fa ho iniziato a pensare a questa giornata, perché le cose bisogna anticiparle, ho detto: questa non deve essere la festa di Don Andrea, ma deve essere la festa degli amici. E stasera ci siamo riusciti. Siamo riusciti a ritrovarci in tanti, tanti amici, fondati, creati direi, perché l'amicizia si crea, su questo dono che ci ha detto già l'Arcivescovo, che è il dono del sacerdozio, che è il dono del presbiterato, della vita consacrata, di un uomo che decide di non farsi la sua famiglia per fare proprie tutte le famiglie, per essere famiglia di tutti, per essere nelle famiglie di tutti, per vivere questa missione che per voi forse sembra un peso visto da fuori, per noi è un dono. Per noi è una grazia essere a vostro servizio. Senza la vostra presenza, che ci rende possibile il nostro servizio, noi non riusciremo a fare niente e saremo i primi infelici. Perciò il fatto che voi oggi siete qui è motivo di consolazione, prima di tutto credo per noi preti e anche per l'arcivescovo, spero, perché questa è la Chiesa cattolica. Non oggi nessuno è stato costretto a venire, tranne per il rinfresco di dopo, ma a tutti è stato detto: se vuoi c'è questa festa, come diceva Gesù, se vuoi, chi vuole, non per forza. Siete stati condotti qui da legami di affetto, per me, che non me li merito, e credetemi, non me li merito, ma anche tra di voi, perché attraverso le nostre persone, di noi preti, si creano tante relazioni, tante amicizie. E siamo qui quindi con amici di Lecce che salutano, amici di Archi, e non sapevano nemmeno che esistesse Archi, Lecce sì, e tanti altri che si uniscono. Non voglio citare ognuno, citerò solo alcuni, giusto per ringraziare. Inizio dagli amministratori, che sono un po' la sintesi del mio percorso. San Salvo, ringrazio per la presenza, per l'accoglienza che mi ha dato proprio i Natali, no? E Rocca Scalegna, Domenico era già sindaco da allora, sindaco in eterno, poi abbiamo avuto lo stesso problema genetico e siamo andati a finire un po' grandi, e poi i 2 anni meravigliosi ad Archi, e ringrazio il sindaco di Archi, tutte comunità che mi hanno formato. L'esperienza a Roma, quel calice, quella patena che abbiamo utilizzato, sono il dono del dottorato, e ho voluto utilizzarli questa sera. Tante forme di paternità ricevute, grazie alle famiglie qui presenti che si sono anche adoperate per il rinfresco che vivremo dopo. L'arcivescovo prima citava Padre Mucci, il corporale, il purificatoio che abbiamo utilizzato, sono dei doni che le suore da cui Padre Mucci celebrava mi hanno voluto donare, quindi questa sera c'era anche la sua presenza, c'era anche lui. Ringrazio la mia famiglia, senza cui non sarei quello che sono. Vorrei fare veramente un augurio speciale a mia zia e mio zio, che oggi fanno 15 anni di matrimonio. Mamma e papà, nonna ovviamente, che abbiamo già citato, oggi è la festa sua praticamente. I ragazzi dell'Istituto San Francesco che sono venuti qui con anche un meraviglioso cartellone, grazie. Gli amici dell'Azione Cattolica, c'è la Presidente Diocesana, sotto vedo l'equipe, sono i giovani della parrocchia di San Nicola, che approfitto per la loro presenza, e voglio anche ringraziare Don Beniamino per l'accoglienza di questi 5 anni in cui servo molto umilmente per quello che posso la parrocchia, come questa parrocchia il sabato e la domenica. Gli amici scout, ecco tutti presenti, voi siete nel mio cuore. Ripeto, tutti gli amici di Rocca Scalegna qui presenti, che mi hanno visto muovere, dissi quel giorno il 9 settembre: insegnatemi a fare il prete.
Scusate, ma devo fare un ringraziamento particolare a quella bambina che dall'inizio della messa non si è stancata di tenere anche il cartello con su scritto parrocchia Santa Maria Immacolata Guilmi. Perché sono stato a Guilmi qualche settimana e siamo diventati amici, ce ne sono diversi di Guilmi, si è svuotato il paese, sono 8 persone, grazie mille, grazie. Grazie a tutti. Dicevo, gli amici di Rocca dove, che mi hanno insegnato a che cosa significa essere prete, e gli amici di Archi che sono qui, che circondano, no? E che sono stati quasi l'adolescenza del mio presbiterato. E gli amici della pastorale universitaria che mi hanno seguito e mi aiutano tanto in questi anni, tutti voi cari amici, grazie a Don Raimondo che, come diceva l'arcivescovo, non è che è stato un testimone. Don Raimondo il 12 giugno dell'88 mi ha battezzato. Il 18 maggio del 97 ho fatto la prima comunione, c'era la cresima, c'era l'ordinazione. C'è stato sempre, per sempre ci sarà. Ogni tanto le volevo accidere perché se le merita, però insomma fondamentalmente ti vogliamo tanto bene e quindi grazie a tutti i confratelli che sono venuti, ci prepariamo al vero giubileo sacerdotale che sono quello di Don Nicola e di Don Pietro che dopodomani faranno 25 anni di sacerdozio e anche altri che celebrano. I miei compagni di classe, ce ne sono due, Don Carmine di Avezzano e Don Federico di dell'Aquila, e tutti voi carissimi. Ho dimenticato qualcuno, ne siete tanti ed è bello vedervi. Continuate a pregare per me, continuate a pregare per noi che siamo tanto attaccati, tanto tentati. Ma la vostra presenza ci sostiene e ci esorta ad andare avanti. Io spero che una serata come questa susciti anche in qualche giovane qui presente, o qualche giovane qui presente, il desiderio di donare la propria vita al Signore. Perché non è che sono 10 anni che sono prete. Io ho iniziato stamattina, come ogni giorno iniziamo, ma sono felicissimo. Grazie. Chiudo invitandovi a rimanere dopo la messa per un saluto, per un rinfresco, come si dice dalle nostre parti, non la capite, fratello, per un rinfresco e poi per una serata musicale, perché è festa, è la vostra festa, è la festa di tutta la comunità e ci intratteniamo qui in questa piazza. Un'ultima cosa, il vescovo mi strozza però mi perdonerà. Qualcuno mi ha chiesto in questi giorni qual è la cosa più bella di questi 10 anni. Stavamo dicendo il rosario ad Archi, una sera, ero appena arrivato, spaventatissimo, e parliamo con una signora, con un po' di persone, dopo 3-4 minuti la signora si gira a quella a fianco e dice «E qui se uno te ne è tradotto dal greco, e questo qui è uno di noi!» L'ha detto bene Nicola, ha detto bene. Allora... io spero di rimanere sempre uno di voi. Grazie.